Mattia Contri, Gorrelli Arcimboldo, si è appena conclusa gara 2 di finale del campionato provinciale di Basket Wisp. Mattia, tutto deciso a gara 3, tutto rinviato a gara 3, come è andata questa gara 2? Come è andata? Sì, è andata, sul pezzo di 3 e all'overtime siamo stati bravi a rimanere sul pezzo nell'ultimo quarto che sembrava andassero avanti, poi nell'ultimo io penso che siamo stati tutti sulle ginocchia, si è affaticato come delle bestie nell'overtime. Poi alla fine qualche fischio che ci poteva stare non c'è stato e poi l'ultimo tiro che andava fuori. Mattia, due partite equilibratissime, gara 2 l'ha vinta il Costa d'Argento, gara 1 l'avete vinta voi, cosa ha fatto la differenza in queste due partite? Oddio, la prima si è vinta sì, ma allo scadere non meritatissimamente, diciamo. Quindi loro sono stati bravi, sono stati intensissimi fin dall'inizio e hanno pressato tutta la partita, tutto campo, bravi loro. Noi probabilmente ci è mancato un po' di lucidità negli ultimi minuti perché sei di rincorsa e cerchi sempre di andare sempre un pochetto più veloce di loro, ma non ci siamo riusciti quasi mai. Bravi loro perché dopo gara 1 non era nemmeno facile secondo me riprendersi mentalmente, perché persa allo scadere in quel modo si poteva mandare giù e sono arrivati più gasati e bravi, onore. Adesso si torna a gara 3 Orbetello, per gara 3 Orbetello facile prevedere che sarà un'altra partita punto a punto. Sì, probabilmente sarà un'altra partita punto a punto, però si spera che questa cosa ci insegni che bisogna sempre metterci la testa e non si può mollare un attimo anche a questi livelli.